Amici di Outcast e amiche di Outcast, bentrovati per la seconda volta questa settimana con l'appuntamento Outcast Weekly. Io sono Andrea Peduzzi, con me c'è Antonio Bellotta. Hola, hola amici ed amiche di Outcast. Parleremo della conferenza stampa di Lucca Comics and Games che c'è stata ieri, martedì 8 ottobre. Noi stiamo registrando la sera di martedì 8 ottobre. Voi ascolterete questo podcast probabilmente che sarà già mercoledì. E la conferenza milanese che segue, diciamo, altri eventi come comunicazione della manifestazione. Vabbè, Lucca Comics Games, immagino sappiate cos'è se siete su Outcast. Probabilmente uno degli eventi partito come evento di fumetti, poi è diventato esteso generalmente alla cultura pop, al videogioco, anche alle serie cinematografiche. Si tiene a Lucca una volta all'anno ed è probabilmente l'evento italiano più importante in questo senso, se non forse l'evento italiano più importante in senso assoluto, nonostante, attenzione, io non ci sia mai andato. Colpo di scena. Vabbè, però Peduzzi pure tu, ma perché è fuori dalla mia comfort zone, ci sono i toscani. Ma no, ma basta questa storia! È vero, ragazzi, io lo dicevo, sui toscani ci sono i cosplayer, io non ci... Toscani cosplayer, figurati, è un disastro, non c'è... Vai a sapere. Poi la verità è che nessuno mi ha mai pagato per andarci, quindi ecco, quello è molto importante. Beh, no, io vado lì da 13 anni, cascasse il mondo, vado, punto. Cioè, è la vacanza nerd per eccellenza con gli amici, quindi a prescindere c'è tutto un... come dire, c'è tutto un Bildungsroman sotto, tutto un romanzo di formazione mi porta avanti da 13 anni ogni anno, Lucca Comics un po' diversa, con gli amici un po' diversi. Insomma, vabbè, quella è un'altra storia, non vi voglio annoiare. Ma ci sei mai andato in costume? O ti sei mai vestito? A voglia! Certo. Che cosa? Ma facevamo i costumi... Noi avevamo questa fissazione di fare i costumi con poco, perché il cosplay... Non abbiamo le abilità di fare quelle robe e andare sul palco. Però abbiamo Masaniello. No, ma che? Ma no, ma Gesù, ma proprio gli stereotipi bassi, con la pizza, così, il mandolino, no. Un anno abbiamo fatto Narcos, che è stato molto divertente, l'ultima volta che ci siamo vestiti, e abbiamo e vi siete drogati. E ci siamo, no, giravamo però con le bustine piene di farina, che era molto bello, mista a dollari che davamo in giro. Vista vera proprio eroina. Non era, a parte che era Massimo era coca. Cioè, ma ti posso insegnare la droga, porca troia, Peduzzi? Perché è coca? Perché è eroina? È coca, Narcos è coca. No, lo so, ho capito, però voglio dire, la coca al giorno d'oggi... No, non si porta più. Secondo me l'eroina è molto meglio. Ma è anche molto meglio come droga in sé, cioè, in senso assoluto. Ma è vero, non c'è paragone. Comunque hai dato Outcast droga in questo momento. Ah, oh, vabbè, ho capito, però ragazzi, cioè, nel senso, bella la cocaina così, ma l'eroina è proprio la botta. Ma chiudiamo, prima che YouTube brasi questo canale. Bella! E tra l'altro tu quest'anno sarai lì invece non come in veste di spacciatore, ma anche in veste professionale, giusto? Sì, a quanto pare sì, hanno chiamato me... Non volevo insinuare che spacciare non fosse una professione. No, ma lo è, diciamo, soprattutto nei paesi in cui è concesso, non in Italia. Questo sempre per gli amici di YouTube, che non si sa mai, insomma, ci cancellano tutto. Ricordiamo che Antonio non risiede in Italia. Per vaghe ragioni fiscali. Per ragioni di latitanza, più che altro. Siamo molto contenti perché i ragazzi di Lucca Comics ci hanno coinvolto come Kenobisboc, il canale Twitch che gestisco insieme a Fabio Kenobit Portolotti e Andrea Bisboc Babbi, ci hanno coinvolto insieme ad altri streamer per essere, diciamo, gli streamer di Lucca Comics, anche perché hanno avviato oramai, anzi devo dire Lucca Comics and Games, mi cazziano sempre su questa cosa, Lucca Comics and Games, e hanno avviato una collaborazione con Twitch che appunto coprirà, per coprire, ecco, i giorni di fiera in una maniera... diciamo in diretta su Twitch, sicuramente con me, Fabio e Cichibbe, Roberta, molto famosa su Twitch, molto più famosa di noi, molto più brava di noi,
E che, così, e tra l'altro, se avete, se seguite Marta sul divano, è stata anche ospite del, del podcast, trasmissione slash podcast, che poi trovate su Outcast, insomma andatevelo a recuperare. Quindi sì, quest'anno dovrei fare il primo Lucca Comics da, non dico addetto ai lavori, ma quantomeno dentro, dall'altro lato della barricata. Beh, giusto, ottimo, dai, è una cosa veramente interessante. Sono soddisfatto. Beh, il tema di quest'anno di Lucca Comics è Becoming Human, che diciamo come rappresentato sul poster, ed è un po' un tributo in effetti a, leggo dal comunicato stampa, tutte queste commissioni che danno ricchezza e si aprono al futuro tra virtuale, reale, digitale e analogico, che però in effetti definisce un po' quello che è oggi il festival, nel senso videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, fumetti, serie TV, insomma un po' di tutto. Per cui in, l'idea di oggi che hanno parlato in conferenza stampa, che ricordami è stata presentata da Emanuele Vietina. Perfetto, pezzo grosso di Lucca, generico pezzo grosso di Lucca. Sì, direttore, vice direttore, non mi ricordo, magari dico una... vice direttore, figlio di put. No, gran vabbè, generale. Comunque che ha, effettivamente ha parlato di questa cosa, e una cosa che secondo me ha sottolineato carino riguardo al tema di quest'anno era che in effetti Become Human, che giustamente oggi gran parte della socialità e della comunicazione riguardo a questo tipo di interessi avviene online, così Lucca è anche un momento un po' per mettere fisicamente vicina, quindi umanamente, tutta la, tutte le community che compongono quello che è il loro target e anche oltre. Per cui, insomma, è stato interessante. Allora, la conferenza stampa, dopo aver parlato un po' di musica, della presenza di della radio, il concerto degli Oliver Onions, che ci sarà credo in apertura all'evento, dopodiché si è parlato di cross-medialità, si è parlato del fatto che quest'anno a Lucca ci sarà Netflix. Ora io non so se c'era anche l'anno scorso, tu non sai qualcosa o sei la prima allora, volta? Netflix ha sempre avuto una presenza, ricordo l'anno scorso o era 2 anni fa, perché poi si impasticciano un po' nella mente, c'era uno stand enorme nella zona di Piazza Anfiteatro dedicato a Narcos Mexico, che era solo quello, cioè c'era proprio solo quello, quindi comunque Netflix è sempre stata presente, magari... Magari quest'anno è diventata proprio, come dire, uno degli sponsor ufficiali, tra virgolette, della manifestazione, ecco. Però le serie televisive oramai sono 4-5 anni che hanno una presenza via via sempre più grande, come d'altra parte, insomma, hanno una presenza sempre più grande nell'intrattenimento nostro, della vita di tutti i giorni, del nerd quadratico medio. Ecco. Vabbè, poi banalmente è proprio di ieri, non l'annuncio perché si sapeva già, però la conferma della serie di Landog di Bonelli, quindi anche Bonelli che si mette a fare serie TV, e il fatto che ci sarà dietro la casa di produzione, credo, di James Wan stesso, che è il regista autore di Aquaman, di Conjuring, comunque insomma uno che con l'horror. Per cui insomma ricordiamo anche questa cosa qua, perché secondo me ha abbastanza senso dirla oggi, cioè il fatto che poi sia uscita prima della conferenza stampa, il giorno prima. Netflix però ci sarà invece con The Witcher, tra le altre cose, che c'è anche la Perfetto. casa di carta, così. E beh, leggo che ci sarà anche The Expanse, però diciamo in conferenza stampa oggi hanno dato visibilità alla presenza di The Witcher, nel senso che ci sarà la showrunner, Laura Schmidt. Harris incontra le due giovani protagoniste, sto leggendo il comunicato, Anya Calotra e Frey Allan, e dialogheranno con l'autore dei romanzi. Con Quindi sì. Sapkowski, Sapkowski, non Esatto. so come si pronuncia perché ci sono un po' troppe consonanti vicine. Esatto, comprendo. E cosa che in Toscana invece non crea nessun problema. Comunque ce l'hai, un po' ce l'hai. Lo so, ragazzi, Boris mi ha plagiato. Poi brutte storie del passato, non le Infatti. posso parlare. Mi accennavi prima, mi accennavi. Sì, i toscani che insidiavano le mie parti, una brutta faccetta. Comunque, al di là di questo, ci sarà questo talk che è piuttosto interessante, perché in effetti si mettono davanti al pubblico un po' gli autori della serie TV, le attrici, ma anche appunto l'autore del libro. Secondo me si finirà anche un po' a parlare del videogioco, però vai a sapere. Comunque, Sì, questa ma è... la vedo difficile considerando che Sì, Sapkowski. lo so, però vuoi che qualcuno dal pubblico non tira fuori una bella domandina Ma il videogioco e lui si alza. di quelle pungenti? Sì. Si alza e prende a spadate tutti.
Beh, poi la seconda notizia che hanno, diciamo, messo sotto perché poi in realtà poi sono uscite altre notizie e il comunicato così, per cui in realtà noi parliamo solamente di quello che hanno detto proprio a viva voce oggi durante la conferenza. Hanno parlato del ritorno di Ferrari, nel senso che c'era stata la mostra di Arthur Racing nel 2018, quest'anno ci sono i 90 anni della scuderia Ferrari e ci saranno le esposizioni cover tard del campionato di Formula 1 e soprattutto però ci sarà praticamente la Ferrari Driver Academy, una rappresentanza, e quest'anno ha fatto il suo ingresso negli eSport. Quindi in realtà praticamente Ferrari a Lucca accentua la sua presenza nel mondo eSport e soprattutto in questa Ferrari Driver Academy dove normalmente si formano i piloti, diciamo così, non digitali. Quindi, che pilota veramente così? In realtà, adesso formerà anche piloti di ambito info. Quindi, secondo me, anche questa è una cosa abbastanza importante. Ci sta, considera che comunque molti dei piloti anche reali si allenano di fatto sugli stessi simulatori che poi tante persone utilizzano privatamente, magari su dei setup un po' meno costosi per cercare di fare i tempi migliori su internet. Quindi per loro magari era uno step in più mettere a disposizione probabilmente tutte le strumentazioni che avevano per allenare i piloti veri e le metti a disposizione di quelli digitali anche e sei a posto, ci sta. Sì. Beh, tra l'altro poi, com'è la presenza eSport a Lucca e com'era l'anno scorso? Allora, loro hanno, è grossa ovviamente perché comunque il settore degli sport è in crescita, ha un richiamo grosso ovviamente anche nelle sue forme più popolari, non nel senso di popolari basse, ma popolari nel senso di tanta gente che va a vedere. Tipo, lo stand di League of Legends è un tipo, non lo so, è un capannone enorme, sterminato, in cui trasmettono ovviamente e fanno tornei. Hanno anche tipicamente la zona, non so se l'hanno confermata. Perché poi le mappe non arrivano fino a poi sotto sotto Lucca, quindi non credo abbiano già confermato. C'era la cattedrale degli sports, che era effettivamente una cattedrale al centro di Lucca, credo e spero sconsacrata, perché insomma, immagino che durante i tornei, come dire, i mosconi partano. E c'era insomma, una cattedrale sconsacrata nella quale loro fanno i vari tornei di sports. Credo che quel settore sia più focalizzato poi su roba tipo magari FPS, Overwatch, roba del genere. E se non erro, c'è addirittura una terza area nella zona nord della mappa. Comunque la presenza degli sports è fortissima a Lucca. Ci sono continuamente tornei, controtornei, finali, campionati e diciamo non faccio fatica a credere, insomma, proseguano ancora su questa strada. E immagino che in Italia non ci siano posti migliori per presentare una roba del genere se Ferrari effettivamente vuole avere la sua copertura e la sua visibilità. Quindi sì, direi che ci sta come cosa. Dunque, poi si è continuato parlando di videogiochi, sono saliti due rappresentanti aziendali di Activision e Nintendo, di cui purtroppo non ricordo il nome, scusate la scarsa professionalità, però diciamo, hanno rispettivamente spiegato che quest'anno a Lucca ci saranno diversi videogiochi, ad esempio ci sarà uno speciale gameplay di Cyberpunk 2077, però nello specifico Activision ha detto che ci sarà un forte accento sul nuovo Call of Duty, sul remake di Modern Warfare, e che vabbè, ovviamente è un gioco, uno dei giochi di punta comunque di Activision, e oltre a provare il gioco, una cosa che loro hanno fatto lì è che praticamente ci sarà sono due imponenti carri armati, quindi insomma Cioè, hanno voluto portano i carri armati, ho capito portano i bene. carri armati, e poi ci saranno proprio anche tutta una serie di percorsi, poligoni di tiro, cose a tema, nel senso che ci sarà proprio un accampamento, dicevano, di addestramento militare. So che adesso sul comunicato sto leggendo una serie di attività a tema, tra cui percorsi esperienziali e poligoni di tiro, però oggi proprio ho preso il mio appunto, dice accampamento di addestramento militare. Quindi insomma sarà una cosa veramente, veramente interessante. E poi ci sarà anche Bernardo Antoniazzi, che è uno degli sviluppatori del gioco ed è italiano, nel senso che Ah, comunque bello. uno che Questo è interessante.
Sì, lui ha lavorato per gli ultimi 4-5 anni su Call of Duty e Modern Warfare e insomma viene, è di qua, è uno di noi, per cui, insomma, beato lui che ce l'ha fatta grandissimo. Si trovava a passare, Sì, certo. Ma comunque assolutamente. figata che portano Cyberpunk, non la sapevo sta cosa perché... No, portano video, io, da quello che sto leggendo, poi vai a Ah! Ma sapere. scusami, Sì. alla Games Alla Week Main invece si poteva Sweeney. provare? No, mi sa che era un video pure quello. Adesso non vorrei Ah, dire una ok. stupidaggine, però mi sa che era proprio un video pure quello. Però qua vedo. Qui portano proprio un gameplay esclusivo portato alla sala cinema. Vabbè, Va bene, va bene. insomma, ad avercene, vai a sapere. Meglio di niente, sì, assolutamente. No, no, no. Nintendo, invece, sarà presente con, vabbè, con Luigi, che tra l'altro poi cavalca Halloween il 31, per cui ci sta proprio giusto, dicevano, e poi con Pokémon Spada e Scudo, questi in un primo bot, allora avranno due grossi spazi. Nel secondo bot invece sarà un bot fisico perché ci sarà Fitness Adventures, per cui ci sarà anche, diciamo, roba da fare fisicamente, per dirla così. Ah sì, perché hanno fatto il nuovo Wii Fit, Sì, però My Body's Not Ready, ho capito. Ring Fit Adventure, esatto. La nuova Ah, esperienza che quindi si può avranno due fare. set, che di norma avevano questo stand enorme, cioè enorme, grandicello, da soli in una delle piazze random nella zona centrale, però evidentemente si saranno allargati. Ah, perché leggo, perché cioè, c'ho il comunicato stampa pure io, dice nell'area Family. Ok, quindi giustamente hanno diviso le zone, l'area Family presentano la roba Pokémon e immagino Ring Fit Adventure probabilmente si saranno divisi così. Nintendo è sempre una di quelle là che c'hai le file più lunghe, che tipo fanno il giro attorno 3-4 Beh, volte. poi tra l'altro quest'anno ci sarà anche un padiglione dove ci saranno attività di firmacopie e fumettisti, perché? Perché ci sarà Sio, che recentemente ha sviluppato Supercan Magic Zero, corretto? Sì. E ci sarà lui, beh, che comunque ha sviluppato, no, ha curato, diciamo, il design, il character design, correggimi se sbaglio, del gioco. Comunque ci sarà lui anche a firmare copie, a parlare del gioco, per cui anche qui ci sarà potrebbe essere veramente una roba interessante. Sì, no, qui tra l'altro la cosa è che ritorna, perché comunque il gioco, se non erro, quando era uscito il Kickstarter, perché è stato fatto un Kickstarter, era stato presentato a Lucca all'epoca, quindi ha senso che Sì, ora che è uscito, giustamente ci ritorna. esatto. Sì, È mi ricordo. nato. Dunque, poi fammi smanettare perché intanto sto girando proprio fisicamente Le come pagine, incastra ah, le che ti ho mandato la pagine. cartellina, io invece Sì, sono ho nel la cartellina, una digitale. cartellina per cui voglio essere dire le cose giustamente in maniera. Poi adesso le sto già mischiando, quindi ciao, tutto andato. Comunque, ci sarà anche, beh, panel dell'editoria, sarà il Translation Day, ci sarà, viene portata avanti, diciamo, la partnership con il Salone del Libro, e in particolare, diciamo, a Lucca sarà presentato, tra le altre cose, un'edizione della Principessa Sposa, che, vabbè, The Princess Bride è praticamente il film che noi. Com'era stato atrocemente tradotto in italiano? Non mi La ricordo. principessa sposa, il film in realtà però si chiama La storia fantastica Ah, perché il all'epoca andava molto la storia infinita, per cui hanno sicuramente spinto per per avere la questa. storia fantastica. Sì, 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 sì. esatto. Sì, al... Aspetta un secondo, fammi che No, sto poi cercando. tranquillo. No, non trovo più niente, fa niente. Vabbè, comunque ci sarà un'edizione del romanzo nuovo con 100 pagine inedite dall'autore e ci sarà una mappa all'interno del libro. Poi ci sarà anche come si dice, la nuova copertina che riprende quella del film, che probabilmente è anche il motivo per cui il romanzo è noto in patria, perché probabilmente il film è molto un film di culto, per cui degli anni 80, per cui è molto più importante. Perlomeno nella percezione del pubblico italiano, il film. E poi ci sarà a Lucca Paco Marinelli, che tra l'altro è padre di Luca Marinelli, che all'epoca era il doppiatore di Ignazio Montoya, che leggerà alcuni passi, diciamo, del libro immagino, nel personaggio di Ignazio Montoya. Ignazio Montoya, hai presente, giusto? Era Cosa stato ci. tradotto in Ignazio, non era Inigo Montoya. In italiano era Bravo! stato tradotto in Ignazio. Vediamo. Magari. Allora, io ricordo Inigo Montoya. Però, cioè, il Aspetta, film. aspetta, aspetta. Anche io ricordo Inigo Montoya. No, In italiano mi sa che no, era. no, anche Inigo, però perché c'è? Sai che sei probabilmente. Attenzione.
Hanno probabilmente detto in sede di evento di conferenza stampa, ma potrei sbagliare, Ignazio. Ignazio. Oppure io ho preso male l'appuntamento. L'appunto, quindi insomma. L'appunto, ecco. Sì. Vabbè, quindi grande professionalità a Luca. E... No, no, guarda, incredibile. Se... Ho proprio scritto doppiatore di Ignazio, ma in realtà lo so, che... infatti mi suonava strano nella testa. Sì, Ad era. ogni modo, poi ci sarà anche un altro inedito di Goldman, che era l'autore della Principessa Sposa, che è Il silenzio dei gondolieri, che ho presentato anche quello da Marcos e Marcos Editore. Bello, bello. Poi, Allora, cos'altro ti dicono le tue sudate carte? In realtà ormai sono concentrato completamente sugli appunti. Ci sarà Ah, ok. Disney, oltre all'annuncio di Don Rosa, che non, si, beh, sicuramente avrai familiarità. Don Rosa era l'autore che ha ripreso in mano. I paperi dopo Karl Barks, Sì, certo. esatto, lui ha scritto tutta, ha fatto tutta la storia della famiglia dei Paperi, da quando Paperone lascia la Scozia, se non prima, se non sbaglio, non so che c'è, e fino a, da, praticamente ha preso, Don Rosa, tutta una serie, è amato ma anche odiato, perché sono poi puristi che lo considerano un non autore, visto che comunque lui Addirittura. ha fa. Non lo Sì. sapevo, io l'ho sempre conosciuto di nome, No, di ma a fatto me, allora, ho io ho apprezzato le apprezzato, ma perché storie. amo queste, vabbè, ero un appassionato di Paperi, per cui ormai 15ina d'anni fa o 20 anni fa ho iniziato addirittura a leggere tutte le storie. Praticamente, beh, lui ha fatto un lavoro di revisione, si è andato a leggere tutte le storie di Karl Barks, ha disegnato, ha inventato, costruito i passaggi mancanti tra una storia e l'altra, e ha dato proprio una continuità di saga a tutta la saga di Paperone. Lo stile, anche lo stile grafico, si avvicina molto a quello di Karl Barks, ed è da questo motivo che molti lo considerano alcuni, non diciamo molti, mentre altri invece lo apprezzano. Però vabbè, comunque un nome grossissimo che ci sarà, perché quest'anno Lucca si festeggiano gli 85 anni di Paperino di Donald Duck, e ci sarà anche una partnership con Poste Italiane che dedicheranno un evento particolare al lancio di un francobollo a tema. Ottimo. Poi, vabbè, dalle poste alle banche ci sarà anche Intesa San Paolo, che avrà praticamente nella sua filiale, perché ci tenevano a sottolineare come effettivamente l'evento coinvolga anche gli edifici della città, Sì, cioè quello è il che bello, tra l'altro. Tu per quello non vieni, non devi passare, no, è una ragazzi, figata, vengo anch'io, vengo anch'io, dai. te lo dico, vengo e mi attraverso la Toscana. Non ti travestì da toscano, Eh guarda. sì, ma sarà irriconoscibile. Solo se Allora, posso riprenderti e mandarti in streaming al volo. ma io guarda che poi tra l'altro imito benissimo il toscano, cioè proprio lo padroneggio. Guarda, Non non lo ti chiedo faccio di farlo ora per la qui. tua Ma dignità. allora, inizialmente questo podcast avevo pensato di farlo tutto in Tutto toscano. in Vabbè, toscano. vabbè, lascio perdere perché magari Antonio non riesce a farlo bene. Io non riesco a farlo, non lo voglio fare, non sono sicuro di volermi mettere in questa situazione di imbarazzo estremo. Anche Però perché se se io vuoi, faccio. chi sono io per dirti di no, eh? No, no, beh, magari non ci sarà un altro podcast in Toscana. Magari faremo l'Outcast Week sulla Toscana. Comunque, in Banca Intesa San Paolo, nella filiale ci sarà una mostra sui Peanuts e verranno prodotti anche delle flashcard istantanee. Poi si è parlato delle mostre. Aspetta, ti prego, fammi frugare velocemente tra i Ma miei fruga cartamenti, quanto vuoi. magari. Vai, fruga. Magari riesco anche a trovare qualcosa di più interessante da dire, no? Biglietti, informazioni, le mostre, vabbè, l'ho trovata, grande. La mostra, diciamo, di cui si è parlato oggi, che è quella forse più sentita, è dedicata a Jeffrey Catherine Jones, che è stato uno dei protagonisti, di Bernie Winston, Michael Kaluta, Barry Windsor Smith dei Fab Four della scena americana. Ed è considerato anche uno dei più importanti, al di là dei fumetti, pittori, illustratori della sua generazione, e viene onorato a Lucca con una mostra, con una retrospettiva, e poi ci sarà anche un documentario, viene presentato proprio un documentario, dove Maria Cabardo, diretto da Maria Cabardo, dove ci saranno diversi autori di fumetti che ricordano Jeffrey Jones, insomma, cioè, sarà lui il nome, diciamo, importante o quello che oggi hanno comunque voluto spingere. Poi Figo, si io è parlato. confesso la mia totale ignoranza in materia. Minca, quanti anni è che vai a Lucca? 15?
Lo so, ma non è che posso sapere tutte Sì, le cose, va cioè qua bene, i andiamo a momenti si mangiare, bravi ci stanno. è la coda della Nintendo. Vabbè, è ovvio che insomma, cioè, che vai, ti vai, capito? A un certo punto c'hai la possibilità di provare l'ultima puttanata che fa uscire Nintendo o di andare al Palazzo Ducale e vederti la mostra. Normale che il mio ragazzino andava a farsi 3 ore di fila da Nintendo, No, cioè, vabbè, cioè, il banalissimo. ragazzino che era molti anni fa, ormai. Sì, giusto, giusto. Insomma, parliamo. Vabbè, comunque, alla fine c'è stata tutta la parte dedicata ai giochi da tavola. C'era Hanno Paolo annunciato Cucchi. il vincitore del gioco dell'anno? L'hanno annunciato. L'hanno annunciato? Di norma lo annunciano un po' prima, o È stato sbaglio? annunciato oggi. È stato annunciato oggi. Ok. Allora, vabbè, c'era Paolo Cupola che era tra l'altro un giornalista di PS Mania, e adesso scrive per la Gazzetta, sì, ma è diciamo uno che viene dai videogiochi, scritto da anni, diciamo così, e lui è il capo della giuria per il premio del gioco dell'anno. Ha un po' presentato quella che ci sarà la parte gioco, nel senso che ci sarà un torneo di Dungeons and Dragons a Lucca, tra l'altro il più grande d'Europa, e si terrà in un dungeon nel sotterraneo di San Colombano, secondo me sarà una figata. E ci sarà Gio Manganello a fare da master, che praticamente lui era quello che faceva il licantropo in True Blood. Ah, ok. Ah sì, che lui l'avevo letto questa cosa, che lui è un appassionato sfegatato. C'era stata una querelle Esatto. su Twitter con questo tizio palestrato random. Che diceva io non gioco da Dungeons Io non gioco a and Dragons, D&D. e invece lui diceva io sì, Io gioco a ed è D&D. comunque un figazzo palestrato, quindi fa il culo, quindi grandissimo. Sì, quella cosa lì è stata veramente simpatica. Sì, E fighissimo. lui farà il master, tra Ma che l'altro. beh, ma voglio esserci nel dungeon di Luke, ma Sì, questa sarà proprio una questo è un figata. privilegio, questo voglio almeno assistere un minimo. Che figata. Beh, poi ci sarà un art director, un producer del gioco a parlare delle nuove edizioni. Comunque si parlerà anche di Dungeons and Dragons. Poi ci sarà anche il senior game designer di Magic. Adesso no, Gary, oddio, fammi cercare immediatamente il nome perché altrimenti faccio l'ennesima. Gary, no, vabbè, non Gary Gygax. Vai, non è Guy, non penso sia Gygax. Buon'anima. Ma ce l'ho qua. Ce l'hai, dai, ci sei. Ok. Gavin Bradley, sì, senior product designer di Magic the Gathering, e lui sarà lì a parlare del gioco. E tra l'altro la cosa carina è che lui, hanno spiegato oggi, ovviamente non praticando Magic the Gathering, non ero sul pezzo, insomma io non pratico un cazzo, cioè sono veramente una persona miserabile. Ad ogni modo lui nasce proprio come giocatore, nel senso che quando era ragazzino era uno dei più grandi giocatori della community, così a un certo punto ha deciso, beh io però voglio fare il game designer di questo gioco così, e è riuscito a diventare un nome grosso, per cui insomma è una cosa figa quando giustamente uno cavalca una carriera da una sua passione e soprattutto non ruba il posto di lavoro alla gente brava, perché è la Sì, anche gente. perché, cioè, a quel punto chi lo conosce meglio di lui che l'ha giocato una vita, cioè, non Esatto. c'è nessuno al mondo che lo può conoscere meglio, quindi, se non il creatore stesso, che però Garfield a un certo punto comunque se n'è andato, che c'aveva altri fatti. Esatto. E alla fine sempre Paolo Cupola, che adesso ce l'ho ovviamente su Facebook come Corfola, perché Che è ripeto, Corf? Ah, hai ok, va capito? bene, ok, chiamalo col nome suo. Sì, c'hai ragione. Allora, in modo lui, vabbè, ha parlato praticamente di quelli che sono quest'anno all'interno dell'edizione del gioco dell'anno e il gioco di ruolo dell'anno, ha parlato anche un po' di quello che è lo spirito di questo premio, nel senso che non è quello di premiare giochi più hardcore, ma è quello di spingere la divulgazione, per cui magari a scegliere non necessariamente il gioco più intenso come esperienza, quello più complesso, quello più forse originale, ma forse quello che azzecca meglio, interseca meglio il pubblico generalista, o che magari comunque fa conoscere di più, permette ha un buon livello d'accesso alla gente che magari non gioca. Quindi lo spirito era questo.
che vabbè, non significa che siano giochi pacco, eh. Cioè, significa semplicemente che magari non sono i giochi più complessi che tu possa approcciare. Ma di norma è un approccio che tendono ad avere, perché comunque la roba dei giochi da tavolo mi interessa, anzi il motivo per cui andavo a Lucca le prime volte non era nemmeno per i fumetti o per altro, era principalmente per i giochi da tavolo, e comunque durante tutti gli anni si sono spostati più quantomeno sul family friendly, non dico sul family friendly che diventa veramente, che poi sembra che veramente sono giochini, ma comunque su giochi un po' più generalisti, ed è già da qualche anno comunque premiando giochi che io quasi ogni anno lo compro il gioco che vince. Ah, e... veramente? Sì, perché tanto, capito, è un modo per dire vabbè, almeno compro questo gioco qui all'anno, me lo gioco, lo vedo. Insomma, pacchi non sono mai. Ecco. Eh beh, no, anche perché, vabbè, lui secondo me, vabbè, se io non conosco il resto della giuria, sarà figa. Lui è sicuramente un appassionato, un super esperto, quindi voglio dire, anche in questo caso non abbiamo gente che ruba il lavoro ad altri più bravi. No, no, assolutamente. E' bella questa cosa che comunque Luca non per me che non sono, diciamo, uno in fissa con la cosa così, non ho sentito puzza di mafietta o roba di questo tipo. No, di norma mi sono sembrati boh, quel Cioè, poco appassionati che ce l'hanno fatta sì, a fare la sì, roba qui. esatto, sì, mi hanno dato quell'impressione lì, veramente in toto l'organizzazione, quindi spero che mantengano lo stesso spirito. Vabbè, comunque hanno annunciato questi giochi. Allora, il gioco dell'anno è Eldorado, che è un gioco che è uscito in realtà nel 2017, ma in seno alla premiazione alla giuria vale la localizzazione. Quindi, Ah, cioè, ok. non solo la localizzazione, però quella può estendere, diciamo così, il range dei premiati, e ha vinto questo Eldorado. Mentre per la sezione giochi di ruolo, anche in questo caso, ha vinto un gioco di ruolo dal taglio divulgativo, Household, un gioco fresco originale, ispirato a Discworld di Terry Pratchett, ambientato nel tardo rinascimento italiano, e anche, nel tardo rinascimento è anche un gioco italiano, quindi anche questo è il finalista. Però per non fare torto agli appassionati magari un po' più, diciamo così, sgamati, c'è anche Smaliziati. una menzione speciale a Vampire, la quinta edizione, per complessità, perché è un gioco hardcore. Hanno spiegato che non ha avuto accesso al premio del concorso principale perché i suoi contenuti, che sono molto forti, anche ambigui, per quanto interessanti, creano comunque un gap sul piano divulgativo, perché ovviamente non tutti ci possono accedere, per cui questo è stato un po' una discrimine. Però, insomma, è stato anche interessante sia che l'abbiano citato e poi anche la motivazione che hanno dato. Sì, Che, ripeto, anche per me che vampiri. non seguo la scena dei giochi, così mi è piaciuto l'approccio molto, molto onesto. Cioè, giustamente hanno premiato, cioè hanno menzionato il gioco che non è completamente inclusivo proprio perché non ci possono giocare tutti per questione di contenuti, cioè, ma anche solo come età e tutto, per cui hanno scelto quella roba lì. E con questa si è chiusa la conferenza stampa di Lucca Comics and Games, che in realtà al netto dei Toscani ho trovato una conferenza stampa interessante, mi ha fatto un po' respirare un ambiente piacevole, ecco. Stanno cercando di asciugarle un poco, No, ma la conferenza era e... asciutta, ma infatti io qua il materiale stampa, che adesso ti ripeto non ho voluto leggere perché questo è pur sempre un weekly, e poi perché vabbè, poi magari quando, se tu, magari Marco Esposto tornando da Lucca, poi se ne parlerà ancora. Ma sì, a voglia. Resta il fatto che sì, la conferenza stampa è asciutta, veloce, tranquilla, niente di, per niente pesante, mentre invece i comunicati stampa sono, minchia, sono qua che sono delle bibbie divise in cose, per cui non mi c'è dentro nemmeno in questa sede. Gli sovietici, come dicevamo. Sì, è proprio il comunicato stampa. Sì, Infatti, a me sì, sì. mi Ma arrivano le perché mail il ogni toscano? volta. Perché il toscano? Ma Logorroico. no, ma basta, ma È no, ma c'è vero, è vero, è vero. gente dappertutto. Cioè, quando poi ho conosciuto le persone che ci sono dietro, non sono. A parte che non c'è niente di male ai toscani, e poi non sono tutti toscani, te lo Solo assicuro. perché ti pagano i toscani sei corrotto, tipo fino al mio, dicevo prima che non c'è un ambiente, e invece sì, guarda l'Araldo di Lucca come si vende. Ma quando mai? Ma lascia. Ma veramente sono tutta gente squisita, ma lascia stare. Magari Se vengo tu anch'io, c'hai i toscani che sarò ti volevano sotto, rubare la ragazza. ma sarò travestito sotto, ma poi grosso dalla mente, ma è tipo da Dante Alighieri, una cosa così. No, tu c'hai i traumi infantili che ti volevano rubare la ragazza, è normale. Infantili, adolescenziali, Adolescenziali, vabbè, c'è sì. comunque del Però in quel caso, proibito. lo dico, erano Fiorentini e Maletti Fiorentini, Madonna, non
non farmi neanche iniziare con i fiorentini, e Aretini. Vabbè, è finito Xero. In realtà, a Lucca sono stato a sentire Neil Young, tra l'altro, 5-6 anni fa. Bello, giovane. È stato un bellissimo concerto. Mm-hmm. No, non è vero, è stato un bel concerto, ma è stata una merda perché faceva un caldo della Madonna e non si respirava, chiusa parentesi. Quindi bellissimo concerto che non mi sono goduto, però ricordo di aver mangiato dei panini spettacolari, quindi voglio fare un momento di pubblicità per chiudere il podcast, a un negozietto di sandwich che si chiamava La Tana del Boia. A Lucca? Sì, a Lucca. È famosissima, era... in centro, a Piazza San Michele, è buonissimo. Salutiamo La Tana del Boia che... mi sfama da 4-5 anni, da quando ecco, è aperto. Buonissimo, io ho mangiato un Jean-Luc che era fuori lista con la salsiccia, me lo ricordo ancora adesso, con la salsiccia cruda e il formaggio blu. Esatto, bravo. Sei andato, guarda che comunque hai fatto una scelta già buona. Vabbè, io non so, guarda che quando c'è da mangiare oso, non è che così. E poi perché, ecco, perfettamente questo, per la mia Lucca è quel panino lì che è probabilmente uno dei panini più buoni che abbia mai mangiato. Molto buono il panino della Tana del Boia, tra l'altro te lo scalda tranquillo, però con la salsiccia cruda sopra è buono. Ogni anno poi ho paura che mi prendo le malattie, però non. Ah, ma lì in Toscana le salsicce crude hanno tanti difetti, ma la salsiccia cruda la sanno mangiare. Ecco qua, vedi, perfetto. Oh, sei riuscito Quindi a dire chiudo qualcosa di conciliandomi buono? perfettamente. Quindi, in effetti, io non ho niente contro la città di Lucca nello specifico, anzi. Quindi, Vedi? viva Lucca Comics! Viva Lucca Comics and Games. Va bene, dai, direi che possiamo chiudere, anche perché, appunto, ripeto, l'evento ci sarà e ne parleremo ancora. Grazie mille per averci ascoltato, amici e amiche di Outcast. Ciao, Antonio. Ciao Andrea, ciao amiche e amici di Outcast, è stato bello. Alla prossima, ciao. Ciao.